Palazzo Adorno, situato a pochissimi metri di distanza dal Palazzo dei Celestini, è un altro importante edificio storico della provincia di Lecce, forse tra i più rappresentativi del Cinquecento leccese. L'androne è abugnato sfaccettato e presenta una bella volta lunettata, sorretta da colonne i cui capitelli sono costellati di raffinati disegni di foglie d'acanto. L'ingresso al vano scala è impreziosito da due finte colonne rettangolari, terminanti con graziosi capitelli. Più in alto vi è una grande cornice rettangolare che contiene l'arme della famiglia dei Loffredo di Capua. La dinastia è celebrata anche in una nicchia dove vi sono i resti di un affresco che rappresenta il matrimonio del 1557 tra Chicco Loffredo e Lucrezia di Capua. Palazzo Adorno si trova nel bel mezzo di quella che una volta era la Giudecca, ossia il quartiere ebraico di Lecce. La sinagoga vera e propria sorgeva poco distante, ma nel 1540 Carlo V emanò un editto in seguito al quale essa venne demolita e gli ebrei scacciati dalla città e da tutto il regno con l'accusa di usura. Questa storia è testimoniata da un'iscrizione lapidea, «Questa non è la casa di Dio», che fu rinvenuta nei condotti sotterranei che raccolgono e scaricano le acque piovane. Secondo alcune teorie, l'iscrizione fu posizionata nei sotterranei in chiaro segno di disprezzo. Una curiosità impreziosisce il Palazzo Adorno. Sotto le sue fondamenta, raggiungibili da una ripida scalinata interna, sembra essere presente uno stretto e lungo fiume sotterraneo. Questo è l'Idume, il primo livello della falda acquifera, che scorre da secoli sotto le fondamenta dei palazzi del centro storico di Lecce e che emerge in superficie sul litorale leccese verso Torre Chianca.